ben ritrovati nell'ambiente di lavoro del nostro patriarca economista Giuseppe. Nella prima puntata che abbiamo dedicato ai mercati finanziari in tilt, abbiamo concluso dicendo che in fondo la maggior parte delle cosiddette perdite su questi mercati non sono che dei mancati guadagni e che gli attori che decidono magari di vendere un titolo finanziario realizzando una perdita o rinunciando ad un possibile guadagno futuro, in realtà lo facevano volontariamente. Ecco, adesso vorremmo approfondire alcune situazioni di tilt più rare, ma anche molto più gravi. Ci sono diverse circostanze dove un partecipante ai mercati finanziari può essere obbligato a vendere, anche in situazioni che per lui sono molto nefaste. Possiamo pensare per esempio a certi contratti derivati che hanno una scadenza o un obbligo ad un determinato momento o a certe condizioni di esercitare questo contratto. Di solito però queste transazioni sono riservate a degli specialisti ed è abbastanza facile quantificare e limitare le perdite. Diversa è la situazione del cosiddetto short selling, o in italiano delle vendite allo scoperto. Sono delle tecniche abbastanza semplici e più diffuse di quanto si creda. Anche in strumenti finanziari disponibili per il grande pubblico esistono delle componenti di vendita allo scoperto. Che cos'è una vendita allo scoperto? È possibile vendere qualcosa che non si ha. Ora, è facile capire che se si compra anche un titolo rischioso, per esempio un'azione, per 100 franchi, tutto va male, la società fallisce, alla peggio abbiamo perso questi 100 franchi. Ma ora immaginiamo come in uno specchio di investire in un'anti-azione da 100 franchi. A questo punto noi non pagheremo nulla perché noi siamo investiti in meno 100 franchi, ma immaginiamo ora che l'azienda abbia molto successo. Il corso di questa azienda può andare a 1000, che per noi diventano meno 1000, 2000, 10.000. Quando si investe in un certo senso in questa sorta di antimateria finanziaria, si possono fare delle perdite illimitate. E questo è vero per tutta una serie di titoli. Pensiamo anche ad un'obbligazione. Nel caso del fallimento del debitore, qualora noi avessimo comprato il titolo e fossimo creditori, tipicamente vendendo gli attivi della società che ha emesso il debito si riesce a recuperare un 20-30% del valore dell'investimento. Alla peggio si arriverà a zero, però anche in questo caso la perdita sarà limitata. Anche nel caso in cui noi vendessimo un titolo a reddito fisso, solitamente quelli meno rischiosi, lo vendessimo allo scoperto, ecco che anche in questo caso noi potremmo fare delle perdite potenzialmente illimitate. Come funziona questa operazione? Bisogna lavorare con una banca di investimento, quelle molto note, quelle di Wall Street, insomma, per intenderci. Loro danno la possibilità di vendere questo titolo, che andrà in seguito ricomprato dopo una determinata scadenza per andare poi a restituirlo a chi ce l'ha prestato. Se si vende allo scoperto, per esempio, sul mercato azionario americano, si inizia questo contratto, quindi si inizia la vendita allo scoperto e ci sono 3 giorni di tempo per prendere in prestito il titolo che poi dovrà essere restituito per chiudere la posizione. È quindi un'operazione dove c'è di mezzo un prestito. Non viene prestato del denaro, ma vengono prestati dei titoli. Per poter svolgere questa operazione bisogna pagare un interesse. Questo è un genere di operazione nota anche come operazione a carry trade negativo. Il carry trade è quando per esempio ci si indebita in franchi, i tassi di interesse in franchi sono molto bassi, per andare ad investire in una valuta che offre rendimenti più alti o in un titolo che offre rendimenti più alti. Quindi si sopporta un indebitamento a un tasso basso per poi ottenere dei rendimenti più alti utilizzando la leva finanziaria. Nel caso della vendita allo scoperto abbiamo il meccanismo opposto, quindi dobbiamo essere molto convinti di quello che vogliamo fare, perché mantenere aperta una posizione di questo tipo ci costa dei soldi. In quali casi conviene farlo? Beh, quando ci aspettiamo che il valore nel quale noi facciamo questo investimento calerà. In questo caso naturalmente si guadagna molto, perché quando noi andremo a ricomprare il titolo per restituirlo a chi ce l'ha prestato, lo ricompreremo a un valore più basso della vendita che abbiamo fatto. Quando io vendo allo scoperto, incasso subito il valore di mercato del titolo, se il mercato scende, poi lo ricomprerò per restituirlo a un valore più basso. Sembra complicato, però è qualcosa offerto a volte anche al pubblico. Che cosa succede quando le cose cominciano ad andare bene sui mercati e quindi male per qualcuno che ha fatto una vendita allo scoperto?
Allora, prima di tutto, essendo un'operazione in fondo dove si prende in prestito qualcosa, deve esserci del cosiddetto collaterale. Il collaterale è come quando si mettono a pegno degli attivi, la propria casa, per ottenere un finanziamento, per esempio un'ipoteca. Allora, dobbiamo stare attenti che il valore del collaterale sia sempre sufficiente per coprire i rischi di una determinata posizione. Ma ritrovarsi con del collaterale insufficiente è solo uno dei rischi del cosiddetto short selling, della vendita allo scoperto. Probabilmente il rischio più grande è un altro. Per chiudere una posizione di short selling bisogna fare il cosiddetto short covering, ovvero ricoprire la posizione, ricomprare il titolo. Ma questo non è sempre possibile. A volte potrebbero non esserci titoli disponibili per fare questa operazione. Immaginiamo anche una situazione in cui molti operatori di mercato hanno fatto dello short selling perché sono molto negativi sull'andamento di un titolo e di colpo esce qualche notizia sorprendente per cui tutti vorrebbero fare short covering. Ci troviamo in una situazione nota come un short squeeze, ovvero quando non ci sono più titoli sufficienti per coprire la posizione. Oltretutto, dobbiamo fare bene attenzione a questo aspetto. Se tanti attori di mercato vogliono comprare qualcosa, il prezzo di quella cosa salirà. E questo è il rischio peggiore per qualcuno che ha fatto dello short selling. Allora vedete come in questo mondo fatto un po' di antimateria, quando gli operatori finanziari vogliono, perché il mercato sta andando molto bene, ridurre i rischi, corrono a comprare e si trovano in realtà ad aumentarli. Perché stiamo parlando di questi aspetti abbastanza tecnici? Perché in realtà sono fondamentali per capire cosa è successo nei momenti peggiori della crisi dei subprime. Oppure, per esempio, quando c'è stato nell'agosto del 1998 il cosiddetto default della Russia. In realtà il governo russo non fu in grado di ripagare alcune delle sue obbligazioni internazionali. In quel momento, in un momento di grande confusione, non era quasi più possibile vendere titoli di Stato di determinati paesi. E l'incapacità di chiudere e coprire posizioni portò per esempio al famoso fallimento del grande fondo LTCM, che è uno dei fondi hedge più famosi e più grandi del mondo. A volte succedono delle cose meno gravi e abbastanza divertenti. Si era creata una situazione di molto volume short sul titolo Volkswagen nel 2008. Di colpo uscirono delle notizie molto positive riguardo al controllo da parte dell'azienda Porsche e di alcune famiglie tedesche di titoli della Volkswagen. In un moto di short covering esasperato, il corso della Volkswagen salì da 200 euro a più di 1000 euro nello spazio di un paio di giorni. Volkswagen, in quei momenti per così dire di gloria, diventò la società che valeva di più al mondo, ma di lì a poco il corso ritornò ai suoi livelli normali. Gli speculatori più aggressivi però in quel giorno persero circa 5 miliardi di euro e queste erano vere perdite, non mancati guadagni.